Conferenza stampa presso la corte interna della Biblioteca Provinciale di Teramo, organizzata da Archeo Club d'Italia in collaborazione con la Fondazione Tercas e dedicata a paesaggio come tutelarlo. Partiamo dalla conoscenza. Abbiamo chiesto al presidente dell'associazione Clelia Arduini in cosa consiste esattamente la loro operazione di sensibilizzazione e qual è il messaggio che vorrebbero lanciare ai cittadini. Principalmente non perdiamo di vista quella che è la nostra memoria, perché quello che siamo stati è quello che saremo. Per cui dobbiamo coinvolgere sicuramente i ragazzi di Teramo, i licei classici, i licei scientifici, a partire dall'autunno con una vasta operazione di conoscenza che può prevedere una mostra fotografica multimediale alla ricerca di un paesaggio che, ahimè, nella provincia e nello stesso territorio della Mano comincia a sparire, comincia a sfuggire alle logiche della nostra memoria. Possiamo proporre al nuovo sindaco anche un nuovo verde, un SOS paesaggio di Teramo e provincia affinché i cittadini siano coinvolti e percepiscano il paesaggio non come un bene immateriale, come un qualcosa di sfuggente, ma come qualcosa di immanente a se stesso, nel loro ricordo e nel loro futuro. Sono piccole operazioni non costose che si possono affrontare tranquillamente laddove c'è una sede locale di Archeo Club d'Italia operativa, funzionale, che lavora con i giovani e che investe molto sul paesaggio e sul discorso ambientale. Il responsabile della sede locale di Teramo, Giampiero Castellucci, per rafforzare questa conoscenza lancia un invito ai cittadini. Per la conoscenza del paesaggio delle valli del Tordino e del Bezzola, che sono poi il palinsesto della nostra identità culturale, nel senso che in quelle valli sono riportati tutti i segni dei passaggi dei nostri antenati. Questi segni li abbiamo analizzati in una serie di lezioni tenute da storici teramani e che continueremo. E abbiamo avuto anche l'apporto e l'aiuto di una filosofa specializzata nel paesaggio per la lettura di questi segni e per la loro interpretazione. Ora, a conclusione di questo primo ciclo, abbiamo l'onore e l'opportunità di ricevere a Teramo Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani. E non soltanto un direttore dei Musei Vaticani, ma un uomo di grande cultura, uno dei principali storici dell'arte che abbiamo nella comunità scientifica e culturale mondiale. E quindi l'arrivo a Teramo di Paolucci è un'occasione irripetibile. Inviterei i nostri concittadini a essere presenti l'11 settembre alle ore 11 presso la Biblioteca Delfico per ascoltare la sua lezione sulla storia della pittura che si è interessata del paesaggio e quindi come gli artisti hanno interpretato questa espressione di cultura.